di pensare di fare il meglio che si poteva per la nostra collettività, per i nostri cittadini, senza problemi di bandiera o di appartenenza, senza mettere stendardi sulle scrivanie. Una bella iniziativa, ha istituito un fondo al dottor Provenzano in sua memoria. Sì, al di là dell'iniziativa che è meravigliosa ed è degna della famiglia, degna di tanto amico, è importante anche in questo momento pensare a quello che Giovanni ha sempre predicato, cioè ognuno di noi ha un destino, uno scopo, e lo scopo continua anche al di là della persona, della vita della persona, come di tutte le cose. L'importante è entrare in contatto con le persone, e poi le persone diventano parte di te. Questo, penso che questa giornata e questa iniziativa siano la concretizzazione di questo suo modo di essere molto, molto mite, ma molto convinto, molto deciso. Io ho la presunzione di dire che questo è il vero spirito di un socialista, non socialista come partito, ma socialista come idee. Ecco. L'iniziativa consiste nell'acquisizione di una serie di libri e di volumi donati alla biblioteca? Sì, è un modo di trasmettere cultura, un modo di trasmettere la forza del pensiero in un momento in cui, a quanto pare, conta più l'emozione, contano più le pance che non le teste. Ecco, un ritornare alla verità di cosa Giovanni ha sempre sostenuto, che è nel cervello delle persone, nella loro cultura, la forza di una società. Un ricordo, un episodio che caratterizza Giovanni? Beh, io amo molto ricordare un momento in cui, molto particolare della sua vita politica, una candidatura fatta per militanza, in una tornata elettorale, non ricordo nemmeno bene se si trattasse della Camera, del Senato, se politico, forse della Regione, in cui ho visto Giovanni in piazza da solo con i suoi manifestini, il suo mini gazebo, e ho detto: Giovanni, ma nessuno che ti aiuta, non è importante, io lo faccio per rappresentare un'idea, lo faccio perché ci credo, e io sfido tutti i politici di oggi ad avere il coraggio di presentarsi in mezzo a una piazza da soli a sostenere la propria idea, senza la pletora di seguaci e di clac che abbiamo tutti assieme. Giovanni è veramente uno che credeva alle cose che faceva, anche quando, come in quell'occasione, erano già destinate di per sé a non avere successo, ma ci teneva a far sì che le proprie idee fossero rappresentate.